Bene, allora Michele, vi do anche un'ulteriore notiziola, perché adesso sta entrando in studio un altro ospite che non vediamo da un po'. Vi ricordate quando nel 1982 arrivò a Sanremo un frate, si chiamava Fra Cionfoli? Ecco, Fra Cionfoli è oggi con noi e peraltro cantò con voi nel 94 nella Squadra Italia, come vi chiamavate? Squadra Italia. Squadra Italia. Quindi c'è un'altra carambata. Mamma mia. Giuseppe Cionfoli. Che sarà? Eccolo. Benvenuto. Che sorpresa. Ciao. Siamo rimasti in quattro. No. Come siete rimasti in quattro? Continueremo. Perché c'era anche uno, due, tre, chi c'era poi con la voi? Vabbè. Ciao la figlia di Villa, va bene, dai. Ciao, come ciao. Stai? Come stai? Bene, ci siamo. Piacere, abbiamo fatto un concerto assieme. Pure, vabbè, Memo dovunque già c'è, Memo c'è. Questa è come non so. Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? Far tutto o forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Momento, momento, aspetto la convocazione per il video. Grazie Catala, grazie Anna, grazie Toni. Fra Cionfoli, vieni con me. Venga con me, venga con me. Tutti ai vostri posti. Io grazie per essere con noi, vieni, grazie vieni qua, a voi accomodati. Di avermi invitato. Perché la storia di questo signore qua davanti è una specie di romanzo. Sì, stiamo scrivendo la biografia e forse sarebbe bene fare un film. Addirittura? Eh sì, perché è complicata ed è bella ed è stata pesante. Allora, vogliamo vedere Sanremo e poi ne parliamo? Sì, vediamo okay. Prima Sanremo sì. E poi partiamo, perché questo ragazzo nasce, come si diceva una volta, pensate, figlio illegittimo. Sì. Da un padre che non lo vuole mai riconoscere. Sanremo e poi lo vediamo. Accanto a me un frate, fratello Giuseppe Cionfoli. E la parola diventa muta, le frasi non bastano più. Un giro tondo intorno al mondo, la guerra non c'è più. Shalom, shalom, shalom. Ma poi ti ho scritto solo grazie per avermi dato tu la vita. Ti ho scritto amore, solo amore, sì, sei tu il mio signore. E ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. La voce di popoli stanchi dà forza un'idea. Vi ricordate che nell'82 la sua apparizione fu insomma un piccolo evento? Nell'82? Noi non eravamo nati. Non eravamo nati, ma io ricordo benissimo. Però. Abbiamo visto chi dopo. Era? Massimiliano, tu eri nato almeno. Per 8 anni. Non vi ricordate niente, vabbè. Ho seguito il letto. Ecco. Allora, però facciamo un passo indietro nel tempo, perché sì. Peraltro anche tu sei pugliese. Sì. Sono di Erchie, a 20 km da Celino San Marco. Ci siete messi d'accordo? Ci siete messi d'accordo oggi. Oggi fa un solo pullman. Fa piacere. Un solo pullman oggi. Come? Un solo pullman hanno fatto. Esatto. E nasci nel 1952, sì. Da tua mamma che si chiamava Immacolata e da un papà che si chiamava Gabriele. E nacque Gesù di Nazareth in altri tempi. Non esageriamo. No, voglio dire, Immacolata e Gabriele. Ah già, è vero, certo, però pure questo era un destino. Ma... E però la cosa, insomma, veramente brutta di quella che è stata la tua venuta al mondo, per il resto è un evento sì. Bellissimo. Bellissimo, sì. Che tuo padre, ma perché non ti vuole riconoscere? Perché poi non vuole... Ascoltami, quello che so io, poi non so la storia realmente com'è andata, dice che... andò a Bari per prendere i documenti e non tornò o tornò in ritardo. C'era la legge fascista che se non dichiaravi il bambino dopo un giorno c'era la multa. Quindi dissero che io ero nato di domenica, non di sabato, il 18 sono nato. Mm. Il lunedì dovette andare mia madre e mio nonno a dichiarare il bambino. Quindi il cognome che ho è Cionfoli, però il cognome di mio padre è Vox, cioè voce, quella che poi sono diventato nel mondo. Questo è destino provvidenza, potremmo dire.
Però perché non si sposarono i tuoi? Erano anni, 1952, no, ascoltami, sono anni... Mia madre, mia madre si è sposata perché, come dire, è stata quasi obbligata, perché ai tempi di mia madre, 25 anni, quando avevi 25 anni, non ti sposavi più, in altri termini. Mio padre, sì, eri già adulta, non ti sposavi. Mio padre era vedovo da 7 mesi, perché gli era morta la moglie, quindi fecero poi la fuitina, come si dice. Mia madre mise incinta, però lei capì che non era l'uomo della sua vita, in altri termini. E dopo, invece, poi si sono lasciati, quando è tornato... Ma lui poteva riconoscere, tu l'hai conosciuto questo padre, ci hai vissuto? Io l'ho visto solo una volta a Gioia del Colle, avevo 4 anni e mezzo. Mi ricordo ancora, l'ho visto dal bancone. Lui si era sposato con questa nuova donna e voleva che io andassi con lui, in altri termini. Perché mia madre era andata a chiedere i viveri, no? Giustamente pure. E lui disse, no, l'unica condizione è che lo prendo io il bambino. Mia madre allora gli disse, guarda, non è figlio tuo, quindi ti puoi scordare. Non c'era la prova del DNA, quindi non potete fare niente. Ah, quindi tua madre a un certo punto gli disse, non è vero che è tuo figlio? Sì, sì. Ma è vero che lui tentò questo padre, padre solo biologico a questo punto, sì. Perché poi non mi sembra che non abbia mai fatto il padre per no, te. No, mai, 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 mai. Ma è vero che tentò pure di rapirti a un sì, certo sì, punto? Mi accompagnavo a scuola perché lui tentò di rapirmi, perché lui aveva avuto altri figli che però erano morti, deceduti subito dopo la nascita, quindi l'unico figlio vivo ero io. Quindi poi, quindi mi accompagnavano alla scuola elementare. Il professor Vitali guardava ogni volta quando uscivo da scuola per vedere se c'era qualcuno con la moto, perché aveva la moto mio padre. Veniva da Bari a Erchia con la moto. E ti avrebbe nella sua testa rapito, tipo sì. un caso Eitan del 52. Sì, 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 sì. E ti avrebbe rapito e portato via. E, tu cresci con tua mamma Immacolata, quindi? Sì, io cresco con mia madre fino a 6 anni più 6 anni e mezzo. E poi cosa succede? Mia madre va in Germania perché non c'era da mangiare, voglio dire, erano tempi subito dopo la guerra. Io sono vissuto prima con i miei nonni, poi quando i miei nonni non ci sono stati più, ho vissuto con mia zia Irene, che aveva 10 figli, e con mia zia Carmela, che ne aveva 9. Però l'ultimo periodo l'ho vissuto con zia Carmela, io però le cugine che ho avuto, con le quali ho vissuto Vladimiro, Antonietta e Emilia, per me sono delle sorelle. Certo. Quindi tu hai subito praticamente un doppio abbandono, quello del papà e quello della mamma, la quale poverina lo faceva per necessità, però tu certo. Comunque lo capivi questo oppure saresti voluto andare con lei? No, in Germania no, però i primi anni è stato durissimo, perché io dormivo con mia madre, poi costretto a dormire da solo, è stata dura all'inizio. Poi dopo invece mi sono liberato, autogestito, anche perché ti devo dire che quando io ho fatto la scuola elementare, era la scuola delle bastonate, bastonate a casa, bastonate a scuola, ma ti parlo di roba pesante. Quindi quando mia madre poi è andata in Germania, io mi sono un po', diciamo, liberato. Ma chi ti bastonava a casa? Sia il professore della scuola elementare, sia mia madre, perché ero molto vivace. Beh, sai, poverino, comunque un bimbo cresciuto solo. Ma lei come ti spiegava il fatto che tuo padre non ti volesse, cioè tuo padre non ti volesse riconoscere, che tu non avevi il cognome della madre invece che di tuo padre? No, mia madre le ha sempre detto la verità. Il fatto che mio padre è andato a Bari, non è più tornato, è tornato dopo. E credo che mio nonno abbia detto a mia madre, scegli o lui o noi. Mio padre poi aveva un piccolo problema, beveva molto. Però non era violento, era molto allegro. Mia madre questo non lo sopportava e alla fine poi decise di stare con i genitori e non di stare con mio padre. Ma non si erano sposati quindi loro no, no, due? No, no, assolutamente okay. No. E questo racconto come ha influito sul tuo carattere? Cioè, sarebbe complicato anche ora, però diciamo abbiamo una società serena. Più... Essere figlio di ragazza madre nel 52 non era una cosa come, esatto, come immagino. Oggi. Eri figlio di NN, voglio dire, pur sapendo chi è tuo padre. Ed era discriminatorio al massimo. Nel mio paese eravamo in 3 che non avevamo le mamme sposate con il proprio padre. È stata dura. Io mi sono liberato quando sono diventato famoso.
perché sì, è stata la tua rivincita. Sì, la mia rivincita, perché poi sono andato a vedere mio padre dove stava, poi ho saputo che era morto nel 72, sono andato a Rozzano. Ma tu la notizia della morte non l'hai saputa? No, io avevo 20 anni quando lui è morto, no, non l'ho saputo. E l'hai saputo quando, certo, sei già famoso, 35? Sì, ho fatto fare delle ricerche e ho saputo che era sepolto a Rozzano, sono andato poi a Rozzano, scusami. Ma nel paese un bimbo figlio di NN, come si diceva all'epoca, come veniva considerato? Figlio di NN. Quindi? Discriminatorio. Cioè? Poi nel mio periodo c'erano le lettere di Natale e le lettere di Pasqua che doveva firmare il padre. Era un macello ogni volta, sì, era veramente. E poi battute anche a scuola, in terza media ci fu una professoressa che fece una battuta molto pesante, cioè? E beh, con la testa accennò il fatto che io non avevo papà ed ero figlio di NN. Noi eravamo condannati anche dalla Chiesa, non soltanto dalla cosa. Purtroppo la Chiesa non si è mai accorta che anche Gesù è stato concepito fuori dal matrimonio. Sì, voglio dire. No? Allora, eravamo condannati anche dalla Chiesa. Purtroppo eravamo figli illegittimi, figli del peccato. Pensa che parliamo, sì, degli anni 50, quindi insomma, parecchio tempo fa, però non è l'Ottocento, non è Dickens, sì, non è la Londra vittoriana. Però ecco, tieni presente un paese di 5.000 abitanti, era così, sì, voglio dire. E quando sei diventato famoso, sei tornato in paese? Sì, 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 io ho mantenuto i rapporti. Che cosa ti hanno detto la professoressa che faceva le battute? La professoressa non l'ho più vista perché era fuori paese, non era del... Non l'hai trovata. L'hai cercata però, l'hai cercata. No, 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 non l'ho cercata. No, assolutamente. Va bene, comunque la tua storia poi prosegue perché insomma tu cresci col nonno, con gli zii, eccetera, diciamo dai forse anche un po' di sfogo alla tua vivacità, a un certo punto decidi di diventare sacerdote. No, nel 68 ci fu una missione di padre passionisti al paese, a febbraio, e quindi andai a vedere cosa dicevano, c'era questo padre Agostino che predicava benissimo e dopo una predica io dissi a livello istintivo: se Gesù ha fatto questo per me, io devo fare qualcosa per lui. Quindi mi volevo fare passionista. Padre passionista. Padre passionista. Io avevo uno zio padre passionista, zio materno. Invece una mattina sono andato al tabacchino del paese e questo amico mio ha detto: guarda che andiamo a San Giovanni Rotondo alla gita, che facci, vieni? Ho detto: veramente non ho soldi. Ho detto: perché andate a San Giovanni? Dice: lì c'è Padre Pio. Dico: chi è Padre Pio? Non lo conoscevo. Ho detto: di che ordine è? Francescano. E allora mi faccio pure io francescano. Tu pensa, Serena, che io se non fossi entrato nei Cappuccini non sarebbe successo niente di quello che è successo nella mia vita. Senti, quindi il Signore ti ha dato un regalo, se sì, lo vogliamo dire in termini cattolici, sì, no? Ti ha comunque ridato. Ma quindi tu sei diventato prete perché hai avuto una vocazione, perché avevi bisogno di protezione? Perché... No, no, io ho avuto la vocazione, volevo fare il frate. Quando ho detto a mia madre... Prete, frate, sì, scusami. Quando ho detto a mia madre che mi volevo fare frate, è successa la Terza Guerra Mondiale. Tu pensa che mia madre un giorno è venuta a Santa Fara, dove stavo io, a battere sul portone: ridatemi mio figlio. Cioè è andato in erabbazia, sì, nel convento. Nel convento? Sì, sì, sì. E le hanno aperto? No, non gli hanno aperto. Povera Immacolata. Povera Immacolata, sì. Anche perché lei non si era rifatta una vita, non aveva un marito? No, no, aveva no, qualcuno. Lei non, proprio dopo mio padre non ha avuto nessun uomo. Certo, sto scioccata. Sì, uno è rimasta scioccata, veramente, sì, sì. Lei non era per e il matrimonio. E tu la fiducia nel mondo come l'hai ritrovata? Con la serenità del fatto che ero diventato famoso. Ma non prima di diventare famoso, cioè tu, quando io, bambino che ti zappano in una scuola, mandato dal padre, la madre va in Germania, i bambini a scuola ti ghettizzano, insomma non è facile. Però avevamo una cerchia di amici con le quali vivevamo, io poi vivevo per giocare a pallone, io ho giocato fino alla promozione, facevo il portiere. Okay. Quindi la vita del paese era attiva, avevamo una comitiva. Quindi era cattiva, però ti ridava anche un tessuto sociale comunque. Tanto che è stato difficilissimo lasciare il paese, il pallone, ed entrare in convento. Sono entrato proprio in convento perché l'anno di militare che ho fatto a Bari, il mio capitano Arbore, che ringrazio, adesso non c'è più, mi permise di fare il primo anno di filosofia a Santa Fara e tornavo la sera in caserma, quindi poi mi sganciai dal paese in questa maniera. E tu sei diventato quindi frate con questa vocazione, perché comunque furono le parole di un sacerdote, di un frate, sì, che ti... Se Gesù ha fatto questo per me, io devo e fare Padre qualcosa. Pio l'hai conosciuto poi? Padre Pio non l'ho conosciuto, però canto grazie
ha un figlio particolare, speciale di Padre Pio, che è Padre Pancrazio Gaudioso, che adesso c'è la causa di beatificazione. Okay. Quindi con lui ho cominciato a cantare, in altri termini. Certo. Senti, ma mi fai sentire una cosa? Perché poi so che tra le storie pazzesche che tu hai della tua famiglia, hai anche un cugino, pensate un po', che è morto in Vietnam. Sì, perché mia zia si è sposata durante la guerra e poi andò in America. Lui si chiamava Antonio. Scelse di fare la guerra in Vietnam perché non era obbligatorio. Certo, quanti anni aveva? Giovanissimo, giovanissimo, immagino. Sì. E quindi, diciamo, c'era un ragazzo, ti è rimasta nel cuore come canzone. Sì. Fammela sentire. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, Oh Ticket to Ride, Oh Lady Genoa Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America, stop, con il Rolling Stone. Senti, ma come sei finito a Sanremo? Bravo, grazie. A Sanremo sono finito perché prima avevo fatto Domenica In con Baudo. E lì a Domenica In mi sono trovato proprio per combinazione, perché io, tu sai che sono nato pittore e scultore, quindi... Che adesso sei diventato, sei tornato pittore e scultore. No, ho sempre dipinto, non ho mai abbandonato. Okay. Quindi la mia prima passione è stata la pittura e la scultura, ho fatto liceo artistico, l'accademia. Niente, prima di Sanremo, una sera sono sceso giù in sala di incisione, il mio discografico stava portando i dischi a Domenica In nella gara. Il mio non l'aveva preso. Qualcuno mi ha detto che non aveva preso il disco, sono andato a dirgli, guarda, che quest'anno è l'ottavo centenario di San Francesco, anch'io ho una scusa per andare in televisione. Quindi l'unico disco non impacchettato era il mio. Quando andò a Domenica In alla segretaria di Baudo, vedendo la foto, ho detto, oh, che bel ragazzo questo. Dice, ma questo è un frate, non... sai, dopo il suo sorriso, Padre Duval, sono arrivato io. Sei arrivato te. Così mi sono trovato a Domenica In. E sei diventato famosissimo. All'istante. E adesso vi faccio vedere perché lui non è più Fra Cionfoli, ma è solo Giuseppe Cionfoli. Ha una moglie che si chiama Loredana, che ora ti manda un messaggio e poi ci racconti come l'hai conosciuta, perché anche questa è una storiona. Vai, Loredana. Ciao, amore mio. Voglio cogliere questa occasione per dirti questo. Non è stato facile vivere, non tanto con l'uomo, quale meraviglioso tu sei, e lo scriverei a caratteri cubitali, quanto con quel personaggio che hai dovuto incarnare a motivo del messaggio cristiano e che hai portato dappertutto e che il Signore ti ha dato come compito. Tante volte sei stato frainteso, non sei stato compreso, sei andato avanti nonostante tutto. Sei andato dritto verso il tuo obiettivo, che è il Signore. C'è chi l'ha capito, c'è chi non l'ha capito, non fa niente. Ti amo, Giuseppe. E ti sei commosso? Perché ti commuove ancora l'amore di tua moglie? Che bello. Così. È diverso il lavoro della mamma, no? Cioè, quello della mamma era anche forse... Come è diverso l'amore dei figli con i nipoti, è proprio completamente diverso, Tre figli, tre nipoti, quattro figli, quattro nipoti Nicola Di Bari, tre figli, tre nipoti lui. E, tu hai lasciato la tonaca, insomma, comunque... Allora, ti spiego quello che è successo un po'. Io ho fatto Sanremo 82 con un superiore di cappuccino a livello mondiale americano. Il secondo Sanremo l'ho fatto con il superiore mondiale italiano, Padre Flavio Carraro. Gli portai la canzone che dovevo fare a Sanremo, Shalom, da fargli ascoltare, e poi la canzone a crocifisso, perché gli volevo far capire chi sono dentro, in altri termini. Quando sono arrivato lì, la prima cosa che ha fatto, ha chiamato il mio provinciale, che era cambiato tra l'altro, e me a Roma. Quando sono andato lì al convento dei Cappuccini a San Lorenzo, lui la prima cosa che ha fatto, neanche mi ha salutato, si è messo dietro la scrivania e ha fatto così: tu o entra o esci, decidi quello che devi fare.
Questo ha detto. Cioè, quindi se tu dovevi fare il cantante avresti dovuto lasciare l'ordine, sì, lasciare... Sì, certo, sì, sì. Anche perché io poi i contratti che avevo firmato, tutte l'avevo fatto con l'obbedienza dei miei superiori. Certo, quindi non potevi... Quindi io gli dissi, guarda, rifaccio il noviziato da capo, e però datemi 20 giorni perché io devo rispettare i contratti che ho firmato per fare dei concerti. Dici, no, o entra o esci. Tu pensa che lui è venuto poi dopo in estate a Santa Fara a mangiare, c'eravamo 40 frati, e per sfottermi ha detto, Cionfoli, cosa stai facendo adesso? Io ho detto, quello che fa lei. E lui un po' dice, perché io che faccio? Io gli ho risposto, io pecco e prego, questo faccio, non è che faccio altro. Che devo fare? Nella vita questo faccio. Ma però evidentemente, diciamo, se tu in qualche modo hai scelto la musica piuttosto che il convento, evidentemente... Hai fatto bene a lasciare il convento perché non era così forte la tua vocazione. No, non è che la vocazione non era forte. Il problema è che io non sono stato capito, perché io volevo che il generale dicesse come possiamo affrontare questa situazione, come possiamo gestirla, datemi un frate che mi accompagni. C'è stata proprio la negazione completa, tanto che sono andato a fare un concerto lì a Verona. È stato un terzo abbandono, sì, terzo abbandono. E la cosa più brutta è che i frati della mia comunità, che io, ai quali devo tanto, perché le mie canzoni sono nate con la mia comunità, senza quella comunità non sarebbero mai nate, il giorno dopo dicevano alle persone sta soltanto con noi, capisci qual è stato il tradimento? Comunque, anche tua mamma, tua moglie dice che sei stato frainteso, forse, ma i rapporti come sono adesso con la comunità? Sempre bene, sì. Perché poi, diciamo, è ovvio che insomma, possono capitare delle cose. No, con i miei superiori sempre bene. Comunque, io devo andare alla pubblicità, sì. Quindi tu resti con noi qualche altro minuto, perché così ci racconti come hai conosciuto tua moglie Loredana, perché ripeto, un altro film, pubblicità. Siamo qui con Giuseppe Cionfoli, poi arriverà Claudia Pandolfi. Dobbiamo però raccontare quest'ultimo tassello di una vita avventurosa, perché tu conosci tua moglie Loredana perché a un certo punto ti mettono al fianco un ex carabiniere che ti proteggesse dall'impeto dei... Fan. Com'è? Dei fan, diciamo. Dei fan, ecco. Perché che succedeva? Dice che facevano gli altarini con la sua foto? Sì. Beh, più di qualche attrice italiana, non voglio fare il nome, ha tentato di fare degli scandali. Cioè, che vuol dire ha tentato di fare degli scandali? Avvicinandosi con la faccia vicina, sai, quelle cose. Ma tu ne hai mai approfittato? Mai, no. Sicuro? Sicurissimo. Siamo tutti peccatori, nessuno ti giudica. No, quel tipo di peccato non l'ho fatto. Vabbè. Comunque, arriva questo signore, il quale ti dice a un certo punto devi parlare con mia figlia. No, questo signore arriva perché la Domenica delle Palme buttò all'aria tutto il mangiare perché mia moglie era testimone di Geova. Quindi venne a Santa Fara. Loredana, che non era ancora tua moglie, era testimone di Geova. Lui venne a Santa Fara e nel sentirmi cantare si messe a piangere perché fece una canzone Amare Significa. Non riuscì a vedermi quel giorno, venne il giorno dopo di Pasqua, perché voleva che parlassi con mia moglie e la convincesse a ragionare un po'. E lì è stato colpo di fulmine? No, non è stato colpo di fulmine all'inizio, nel senso che io a lei gli davo fastidio, perché io quando parlo dici che un mi avvicino... Un ottimo presupposto. Ma è sempre così, Mi avvicinavo molto alla faccia quando parlavo. Quindi la feci ragionare e capì che doveva lasciare questa cosa qui. Senza nessuna offesa per il testimone di Geova, ovviamente, dal suo punto di vista, era una cosa che il padre non voleva, eccetera. Comunque avete parlato. Quindi mio suocero già mi accompagnava ai piccoli concerti che facevo. Poi il mio discografico, il mio impresario, decisero di mettermi un carabiniere a fianco per proteggermi da queste cose. E poi a un certo punto vi siete innamorati? No, a un certo punto io ho dovuto trasferire le telefonate, le lettere a casa di mio suocero, perché in convento, dopo l'affare del provinciale, dava fastidio. E mo, frequenta mo, e frequenta poi... Però diciamo, è andata bene. È andata bene, sì. Tre figli. Tre nipoti, abbiamo visto quanto ti ama, sei un uomo felice adesso? Senz'altro, sì. Io quello che ho fatto lo rifarei per un miliardo di volte. Posso fare un ringraziamento, è possibile? Sì. Io negli ultimi 4 mesi sono stato operato 2 volte, una alle coronarie e qualche tempo fa alla prostata. Volevo ringraziare il professor Selvaggi e la moglie Santa Fizzarotti per l'appoggio e per l'operazione che ho avuto. Hai avuto paura? No, non paura, perché il professor Selvaggi è un luminare, però è stata pesante.
Però stai qui, canti, qui, certo, chiacchieri. Sì. E vorrei anche dire, perché non mi faccio mai fatti miei, che mentre andava la pubblicità Pietro Masotti ha pronunciato la seguente frase. Ho confessato che a 11 anni stavo per entrare in seminario. E come mai? E avevo la vocazione. Cioè? Mi piaceva, insomma. Da bambino avevo questa cosa di scrivere le preghiere. Mm. Forse era anche lì già una forma di teatrale, no? Di teatralizzazione. Mi magari credevi. Mi piaceva andare sul pulpito a dire la preghiera da me scritta. Insomma. Ah, ok. E quindi poi ho cominciato a fare il chierichetto, a frequentare insomma l'ambiente ecclesiastico e a 11 anni volevo farmi prete. Poi per fortuna c'è stata mia madre che si è ribellata a questa decisione e dopo una certa età ho avuto un'altra vocazione. Perché per fortuna dici? Perché non era la tua strada? Col senno di poi no, non era la mia strada, ecco. Non era la tua strada, sì, sicuramente. Però va bene, ognuno di noi porta. E sei sempre cattolico? Ho sospeso un po' il giudizio. Sono alla ricerca, sono in ricerca. Che è già qualcosa, anzi che è già penso molto. Penso che esista qualcosa, ma insomma devo... non lo so. Dobbiamo definirlo. Dobbiamo definirla. Siamo tutti in ricerca, perché se non fossimo in ricerca saremmo delle persone noiosissime, sì, ferme. Caro Giuseppe, ti faccio tanti auguri, grazie. Buon vento, grazie. Che la vita ti sorrida, salutami sempre. Loredana, e senz'altro. Quando scrivi la biografia chiamami, perché magari ci sono altre cose da raccontare, credo. Senz'altro, ti chiamerò. Ah no, aspetta, quando poi sei uscito dal convento, tua mamma si è arrabbiata poi, giustamente. Sì, non voleva che uscissi perché diceva la gente cosa deve dire, capito? Certo. Perché mia madre è sempre vissuto poverina, con il problema sotto della il giudizio gente, della, sì, gente. Della gente, sì, sì. E anch'io da parte ancora mia. Adesso ancora adesso sì, non c'è problema, comunque tutto mi passa dietro le spalle, non me ne importa. Questo niente, sei diventato un uomo libero, bravo.